A Torre del Greco, Turris e Pescara tornano ad affrontarsi dopo, pensate, 49 anni. L'ultima volta, prima di questa sera, settembre 1973, 0-0, l'allenatore della Pescara era Tom Rosati. Quel Pescara conquistò la Serie B. Subito una novità all'annuncio degli schieramenti: oltre a Crescenzi, a De Sogus, out anche Pizzari. Gioca Sommariva rispetto all'11 sceso in campo col Messina, altri tre cambi: Milani in difesa, Mora a centrocampo, Colà in attacco nel tridente completato da Guppone e Vergani. Turris in piena crisi, appena due punti nelle ultime sei partite. Cambio modulo 4-3-2-1, Giannone, Leonetti, c'è Longo e non Santaniello, out un minuto prima di scendere in campo. Il gol di Leonetti, qui c'è insomma l'abbaglio dell'arbitro perché il tocco è di Colai e quindi non c'è mai fuori gioco. Si eclissa Brosco, Leonetti faccia a faccia col portiere Sommariva, non sbaglia, ma c'è stata la segnalazione del guardaline, dunque l'arbitro Saia di Palermo annulla. 20° minuto, il secondo corner della partita in favore del Pescara. Nella prima occasione Boben aveva sfiorato il gol e qui ci riprova il Pescara su corner di Aloy, il colpo di testa perentorio di Brosco, il primo gol con la maglia del Delfino, il primo in Serie C perché lui ha giocato sempre solo in B, 350 gettoni, dunque il gol del vantaggio del Pescara al 21° minuto del corso del primo tempo, perentorio colpo di testa, nulla a fare per Aperina, estremo difensore della Turris, l'esultanza di Riccardo Brosco, classe 91, uno dei protagonisti della stagione irripetibile con Zeman in panchina, stagione 2011-2012. Il Pescara potrebbe approfittarne perché accusa il colpo la Turris, il cross molto bello di Aloy ancora una volta e Vergani spreca l'impossibile sotto misura col portiere fuori causa. Forse c'è stata una deviazione impercettibile ma decisiva di Boccia che era davanti all'attaccante biancazzurro, però insomma il gol fallito è clamoroso. Qui il liscio di Boben, sorpreso lo stesso Leonetti sull'imbucata di Giannone che è stato il migliore della Turris, lo conosce molto bene Colombo per averlo allenato nella Pro Patria e nella Reggiana. Ancora Leonetti che apre il campo per Audi, la grande opportunità per l'italo marocchino, classe 2001, di proprietà della Frosinone ex Livorno, colpisce col piede a lui meno congeniale, gli effetti sono evidenti. Siamo nel secondo tempo, 54°, la conclusione altissima fuori misura di Cuppone che ha fatto fatica insieme con Colai in questa partita. Poi la punizione al 63°, batte direttamente verso la porta di Perina Mora, quarto gol in questo campionato, però insomma è palese la disattenzione, la distrazione, chiamiamola così, sorpreso nettamente il portiere della Turris, l'estremo difensore campano corallino Perina, Pietro Perina, classe 92, il quarto gol in questo campionato per Luca Mora. Siamo al 63°, sembra fatta ma così non è perché la Turris comunque cercherà di reagire, ci riuscirà a entrare in campo anche Maniero che è una buona possibilità, non sfruttata qui il corner di Giannone, la conclusione del numero 2 Vitiello con la palla bloccata senza difficoltà da Sommariva. Siamo all'81°, 87° in questo momento, c'erano stati due tentativi da parte della Turris di testa, Maniero ma anche l'ex Frascatore, eccolo qui il colpo di testa di Maniero, lo vediamo proprio in questo momento, avrebbe potuto fare sicuramente meglio Maniero entrato in corso d'opera e poi la deviazione di Cuppone sull'angolo tagliatissimo di Giannone ci mette la testa, fuori causa il portiere del Pescara Sommariva. Arriva 88° e si riapre l'incontro come d'incanto, cerca di complicarsi la vita il Pescara, autogol clamoroso di Cuppone che ci mette la testa, nulla può il portiere biancazzurro Daniele Sommariva, l'esultanza dei tifosi campani. 92°, Tupta è entrato in corso d'opera, entra molto bene, alza la testa e poi il piattone di Jabouà chirurgico, nulla da fare per Perina, il primo gol con la maglia della Pescara per Jabouà che dir si voglia, italo ganese di proprietà dell'Atalanta. Siamo sul 3-1 al minuto 92, ma le emozioni non finiscono qui perché un minuto più tardi, sono 4 minuti di recupero decretati dal direttore di gara Saia della sezione di Palermo, l'esultanza di Jabouà che dir si voglia, eccola qui la conclusione
conclusione di Ercolano entrato in corso d'opera, destro a giro, nulla da fare per l'estremo difensore del Pescara, Daniele Sommariva, 93esimo e 20 secondi, e quindi restano ancora 40 secondi prima del triplice fischio del direttore di gara. Un bel gol di Ercolano, classe 2002, ha giocato lo scorso anno nel Latina da protagonista, di proprietà della Sampdoria, non c'è più tempo, a torre del Greco, Pescara batte Turris 3-2, undicesima vittoria in campionato, sesta in trasferta, la quinta consecutiva, non succedeva dai tempi di Oddo, stagione 2015-2016, il Pescara si riprende il secondo posto e domenica il big match all'Adriatico ore 14:30 contro la capolista Catanzaro.